Ciao ciao a tutti, buonasera, è domenica sera, è il 18 settembre e oggi è stato il mio anniversario di matrimonio, il 40° anniversario di matrimonio, come vi ho già raccontato più volte, però oggi è proprio il giorno esatto. Avevo promesso di farvi vedere il mio taccuino di viaggio relativo al viaggio che ho appena fatto in Croazia, a Zagabria, però vista l'occasione così importante per me, ho aggiornato anche l'agenda, la mia agenda personale, con qualcosa di speciale appunto per il mio anniversario, speciale per me naturalmente. Niente, inizio subito col taccuino di viaggio, il famoso libretto rosso di Mao. L'ho colorato qui sul bordo esterno delle pagine usando delle penne glitterate che avevo acquistato in AliExpress. Mi sembra più carino così, è meno monotono, meno noioso, un po' più simpatico colorato. Eravamo rimasti, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al preludio del mio viaggio a Zagabria. Qui avevo, vi ricordate, avevo scritto le cose principali da vedere e qui invece alcune frasi, alcune parole, diciamo così, di prima necessità per sopravvivere in una città straniera con una lingua che è abbastanza difficile. Quindi ho scelto proprio le frasi più usuali che potevo usare. Ho usato un pochino anche l'inglese, ma purtroppo non è che lo parli bene, anzi non lo parlo affatto, so solo qualche parola. E quindi ho alternato un po' qualche parola di inglese con qualche parola di croato e diciamo che me la sono cavata bene. Qui, iniziamo con il lunedì. La partenza alle 6 del mattino, quindi buon voyage, sole, tanto tanto caldo e il viaggio è andato benissimo, tranquillamente, non ci sono stati problemi. E poi ho iniziato subito con questo, la descrizione del licitar, il cosiddetto confortino. Praticamente il licitar era un dolcetto che si preparava anticamente a forma di cuore con la scritta Zagabria, un dolcetto di marzapane e miele e serviva appunto come regalo, un segno d'affetto per le persone care quando non c'era la possibilità di fare regali più costosi. Adesso è rimasto appunto sempre come segno di affetto, di simpatia verso le persone care e viene riprodotto il cuore, oltre che essere diffuso, venduto, non so, sotto forma di ciondolo, cuscinetto, non so, decorazione per l'albero di Natale, ma viene ricamato anche su coperte, asciugamani, fazzoletti. E viene stampato anche su non so, vassoi, tazzine, tazze, cose di questo genere. È proprio una caratteristica della città di Zagabria. Poi il martedì, secondo giorno, ho riempito sempre un gran caldo, ho riempito due pagine di cronaca perché abbiamo camminato e girato veramente tanto, abbiamo visitato tutta la città che non è molto grande, a dire il vero, quindi si gira tranquillamente. E qui ho ritagliato da un opuscolo che avevo in duplice copia perché ne è stato dato uno a me e uno a mio marito, ho ritagliato le cose più significative da vedere in città. A partire dalla statua di Nikola Tesla, che è un famosissimo scienziato, e dobbiamo a lui, alle sue intuizioni un po' folli, il fatto che adesso riusciamo a navigare in internet. Poi qui c'è la cattedrale, questa è la statua di una contadina che è vicina al mercato di Dolac, questa è la strada dello struscio
per così dire, ricchissima di pub, ristoranti e bar e così via. Poi siamo a mercoledì. Mercoledì abbiamo girato ancora un po' e la giornata però è stata dedicata, con mia grande tristezza, allo shopping. Ho comprato qualche cosetta, niente di che, più che altro regalini per i miei. Poi giovedì l'abbiamo dedicato più che altro alla città alta, che è quella più interessante artisticamente da vedere. Poi abbiamo trovato qualche ristorantello un po' particolare, si spende pochissimo. Calcolate che in due spendevamo il corrispettivo di 35-36 euro a coppia, mangiando pesce, cioè mangiando anche cose abbastanza pregiate, diciamo così. Benissimo. E infine il venerdì si torna a casa. Siamo partiti con qualche nuvoletta, ma sempre con 30 gradi. E viaggiando invece siamo andati incontro a pioggia, temporali, cielo bigio, vento forte, quindi crollando dai 30 gradi ai 16-15 addirittura, però finalmente siamo arrivati alla nostra casa, casa dolce casa, si torna sempre volentieri alla propria casa. E il mio taccuino di viaggio finisce qui. Va un po' a nanna adesso perché non ho in previsione nulla, nessun viaggio a breve termine, però non si può mai sapere. Vi ho parlato invece della mia agenda personale e del fatto appunto che oggi è il mio anniversario di matrimonio, 40 anni, e quindi non sto a mostrarvi le altre due o tre paginette che ho scritto, con cose così, avvenimenti normali. Ecco, magari l'unico che posso segnalare è, siccome io sono consigliere comunale, quindi ho dovuto partecipare all'inaugurazione, più che inaugurazione, alla dedicazione del palazzetto dello sport a un atleta del mio paese, un ragazzo che giocava e allenava i ragazzini di basket, che purtroppo è deceduto molto giovane, e quindi il palazzetto è stato intitolato e dedicato a lui. E quindi ho scritto una breve cronaca di qua, e quindi invece ho scritto questa frase pronunciata da un famoso giocatore di basket. Il giocatore, l'atleta che gioca a basket, guarda sempre verso il cielo, per cui magari guarda anche quegli atleti che sono mancati prematuramente. Tra questi purtroppo anche un ragazzo 4 anni fa che era il miglior amico dei miei figli, i miei due gemelli, che anche loro giocavano a basket, ed è morto a 26 anni per una crisi cardiaca improvvisamente. È stata una tragedia, ma chiudiamo quel discorso perché altrimenti divento subito triste. E qui invece vi faccio vedere la pagina, le pagine che ho dedicato al mio anniversario. Ecco qua, quindi 18 settembre 1976 e 18 settembre 2016. Ho voluto disegnare appunto le due date. Qui ho scritto "Yes, I do", sì, lo voglio, una torta di nozze, e qui ho disegnato una giovane coppia. E poi qui ho scritto 40 anni insieme, la bottiglia, i bicchieri di spumante. Ho deciso di fare questa coppia di sposi in modo così stilizzato per non essere troppo sdolcinata. In realtà io sono moltissimo sdolcinata, sono una persona molto sensibile, molto romantica, però ecco, non voglio neanche esagerare. Niente,
vi ho aggiornato appunto brevemente su come procede la mia agenda, magari più avanti vi mostrerò ancora qualcosa perché ho alcune idee che mi frullano in testa adesso che sta per avvicinarsi l'autunno e quindi se vi piacerà ve le mostrerò con gioia e con piacere. Intanto vi saluto, vi mando un abbraccio e un sorriso e alla prossima. Ciao ciao!